Carissimo saluto a tutti da parte di Renata Sperandio che vi parla dall'Istituto Italiano di Cultura di Dublino. Questo è già il terzo incontro di una serie che abbiamo cominciato un paio di settimane fa parlando di confini. Avevamo cominciato con il confine del nord, quello che qui sta diventando ed è stato per molto tempo un tema al centro di moltissime riflessioni. Abbiamo cominciato con una poesia parlando di cultura, identità e rapporti reciproci. Abbiamo presentato questa iniziativa che appunto si svolge insieme in collaborazione con l'Istituto di Cultura di Londra e l'Istituto di Cultura di Edimburgo. Il prossimo appuntamento sarà infatti a Londra e mentre la settimana scorsa si è parlato del confine di Ventimiglia, la settimana prossima, poi se ne parlerà meglio Katia, si parlerà di un altro confine ancora e poi si proseguirà con una serie di incontri di cui potete trovare i dettagli sul nostro sito. Ma questa sera siamo davvero felici, io sono felicissima e so che lo sono molti di coloro che si sono iscritti a questo incontro, di dare il benvenuto al professor Franco Farinelli, che è presidente dei geografi italiani, e già presidente dei geografi italiani, Basta, basta, professore. e insegna all'Università di Bologna, credo e spero ancora. No, non più, da qualche mese non più. Peccato per chi. Insegno a Venezia, però, insegno a Venezia. E ha scritto dei libri meravigliosi, mi permetto di dirlo io, di consigliarli, ma è stato un consiglio che è arrivato da Vittorio Giacopini, che presenterà e condurrà questo incontro, che scrive romanzi, uno dei quali è stato presentato qui all'Istituto di Cultura di Dublino un paio d'anni fa. E conduce una voce familiare perché conduce Pagina 3 la mattina, quando per noi a Dublino sono le 9, ed è insomma una guida notevole sul panorama culturale italiano di giorno in giorno. Il tema di questa sera è molto molto ampio perché l'abbiamo chiamato Le geografie di Franco Farinelli. Come poi si svolgerà l'incontro sarà veramente una sorpresa perché basta accendere il professor Farinelli e si spalancano confini, territori e mappe davvero inesplorate. Grazie a tutti, io credo che terremo accesa la chat per conversazioni, ma poi alla fine credo sarà possibile concludere con domande e un po' di conversazione. È un'occasione davvero preziosa. Grazie a tutti. A te la parola, Vittorio, e di nuovo benvenuto a Dublino. Grazie, grazie soprattutto per il benvenuto a Dublino, perché qua lo spazio è diventato una cosa, ma ne parleremo per tutta questa serata, diciamo, di quanto lo spazio sia un tema in discussione e non una solida certezza, no? Non una realtà. Prima di cominciare questo incontro spaziale virtuale, chiacchieravamo e io non riuscivo bene a spiegare per quale motivo sono così fissato e affascinato dalle opere di Farinelli, ma posso fare una sintesi molto estrema. Lo diceva prima Renata Sberandio, ex presidente dei geografi italiani. Beh, non soltanto questo, nel senso che i saggi di Farinelli per me sono stati una folgorazione intellettuale di tipo generalissimo. Cioè, io penso che Farinelli sia il più grande pensatore italiano, il più grande filosofo, no? Questione di geografia, perché nel suo ragionamento su appunto lo spazio, le mappe, la geografia, eccetera, c'è una riflessione, secondo me, definitiva sul pensiero occidentale, sul percorso che ha avuto il pensiero occidentale e soprattutto sulla crisi clamorosa che sta vivendo adesso. Naturalmente non dobbiamo fare discorsi troppo complicati, non è questo il momento, ma io credo che alcuni dei ragionamenti che fa Franco Farinelli si incrociano in modo molto significativo anche proprio con la realtà del presente che stiamo vivendo. Uno dei suoi libri più belli e importanti, credo uno dei libri più importanti degli ultimi 50 anni, si chiama Crisi della ragione cartografica ed è una riflessione naturalmente non affatto tecnica, non riguarda soltanto appunto
fotografia come l'abbiamo conosciuta noi, le mappe, eccetera, eccetera, ma è una riflessione sull'evoluzione e la crisi del pensiero occidentale. In questo saggio Farinelli dimostra qualcosa che adesso noi stiamo sperimentando sulla nostra pelle, ovvero che quello che l'Occidente ha sempre pensato, ovvero che la mappa avesse la mappa, le carte avessero il potere, come dire, di spiegare, riprodurre e in parte creare la realtà, in qualche modo è stato superato. Ci sono dei fenomeni, alcuni amplissimi come la globalizzazione, un altro specifico ma in realtà amplissimo uguale come la rete, il web, e un ultimo che è un incidente di percorso che però sta determinando tutte le nostre vite, la pandemia ad esempio, che ci stanno dimostrando nella loro, diciamo, modernità estrema o postmodernità che quel vecchio modello, quel vecchio schema cartografico con cui pensavamo il mondo non è più valido. E in qualche modo succede questo fatto. In realtà al fondo di questo ragionamento c'è quella che è una intuizione geniale ma anche semplicissima, ovvero che il mondo, il posto dove viviamo, diciamo, non è affatto una tavola, non è una mappa, è una sfera. E questo è una scoperta, come dire, da un certo punto di vista banale, dall'altro punto di vista che rivoluziona integralmente il nostro modo di vedere. E nei suoi saggi Farinelli, tra l'altro, fa una riflessione molto colta, ma anche molto paradossale da un certo punto di vista. Questi eventi postmoderni, la globalizzazione, la rete, adesso, come dire, questo potere devastante del virus, che se ne frega naturalmente delle mappe e dei confini, che sono eventi appunto postmoderni, sono anche come una sorta di rivincita di un vecchio arcaico pensatore, Strabone, su Tolomeo. Insomma, la Terra è una sfera e non è una tavola. Ecco, è proprio per cercare di capire che senso può avere questo ragionamento sulla crisi della ragione cartografica per spiegare il presente, per spiegarci questo presente che è puramente un passaggio. Noi stiamo entrando in un mondo che in realtà non conosciamo e che soprattutto non è che non conosciamo. La cosa peggiore è che questo è un mondo che le nostre categorie, i nostri modi di pensare non controllano. A me sembra che, diciamo, il ragionamento con Franco Farinelli deve partire da questo, la crisi della ragione cartografica segnala un passaggio di campo fondamentale, con un piccolo paradosso poi aggiungerei a Farinelli, che proprio mentre diciamo che la ragione cartografica non spiega più la realtà, noi ci ritroviamo, per esempio chi è qua da noi in Italia, di nuovo a fare i conti con le mappe nel loro modo più elementare. L'Italia è divisa in zone, zona gialla, zona arancione, zona rossa. Siamo tornati a fare mappe che però non spiegano, cercano di contenere la realtà. È un problema, un'implosione dello spazio. Tocca a me. Sì. Io intanto ringrazio dell'invito e di questa occasione di parlare insieme di questioni che ritengo anch'io importanti. Quello a cui noi stiamo assistendo conferma ciò che diceva adesso Vittorio Giacopini, è la crisi dello spazio, cioè di quel grande modello che la modernità ha messo a punto e attraverso il quale ha gestito la realtà, il mondo. Qual è il problema? Il problema è che se lo spazio entra in crisi, ciò che sta accadendo, entrano in crisi molti altri modelli. Per esempio, entra in crisi il modello di causa-effetto. Uno potrebbe dire, ma nella fisica, già da un secolo a questa parte, almeno la causalità in termini meccanici, così come Galileo l'ha messa a punto, si sa che non funziona più. Noi non parliamo però della fisica, parliamo del funzionamento del mondo, che è qualcosa di fisico ma che non possiamo restringere alla fisica. Entra in crisi la distinzione tra soggetto e oggetto, ma a questa crisi basta la rete. Evidentemente già con la rete che il soggetto e l'oggetto diventano inscindibili, inseparabili, davvero
Cartesio viene messo fuori gioco. La distinzione cartesiana tra res extensa e res cogitans, cioè tra materia e mente, non esiste più da un pezzo e questo lo sappiamo. Ma oggi noi assistiamo, guardate, credo che la cosa migliore sia proprio riprendere il vecchio concetto di sindrome, ma nel suo significato però originale, cioè una serie di cammini, di percorsi, questo significa il termine sindrome, che a un certo punto si trovano a riunificarsi, ognuno procedendo da una direzione diversa, ognuno obbedendo a una logica diversa, e però arrivano, come nel deserto accade, arrivano a congiungersi in un punto. Noi siamo esattamente in questo punto dove molti processi tendono a unificarsi, a diventare qualcosa di inedito. E dico subito, non si deve essere catastrofista. Credo che abbia ragione Bruno Latour qui. Si tratta di risettare la modernità. Non si tratta di, come dire, fuoriuscire dalla modernità. Magari fosse possibile, aggiungo io. Non credo sia possibile. Ma si tratta di risettarne gli elementi. Soggetto, oggetto, mente, materia. I rapporti che la modernità ci ha consegnato e che riguardano queste costituenti oggi non funzionano più. O meglio, funzionano in altra maniera che noi facciamo fatica, per essere eufemistici, facciamo fatica a controllare, a comprendere addirittura. Noi siamo esattamente in questo passaggio, secondo me. E certo, questo passaggio, erano giuste le parole evocate all'inizio, questo passaggio corrisponde per tanti versi, sotto tanti profili, al ritorno dalla tavola alla sfera, che sono, dal punto di vista, senza voler essere troppo complessi, ma dal punto di vista geometrico, sono l'un l'altro irriducibili, direbbero i matematici. Cioè, per quanti sforzi si faccia, non si può mai trasformare la sfera in una tavola e viceversa. Qualcosa si perde nella traduzione. Qualcosa si perde nella traduzione. Il problema è che nessuno sa perfettamente che cosa si perde. Tu puoi controllare il processo, sa che qualcosa si perde, ma ciò che si perde, questo residuo, è qualcosa di letteralmente ineffabile, che tu non riesci nemmeno a dire. Ecco, noi siamo esattamente in questa situazione perché esiste qualcosa che si chiama globalizzazione, che va intesa alla lettera. La globalizzazione è qualcosa che va intesa alla lettera, vale a dire, significa che noi non possiamo più far finta che la Terra non sia una sfera. La cultura occidentale nasce, si organizza, si struttura secondo esattamente la mossa inversa. Prima si ricordava fugacemente Tolomeo. Tolomeo, noi siamo ancora tolemaici. Non crediamo più che la Terra stia al centro dell'universo. Non siamo più tolemaici per quanto riguarda la cosmovisione, come si direbbe in America Latina. Ma siamo profondamente tolemaici nel nostro quotidiano, in tutti gli atti che compiamo e i pensieri che produciamo, perché crediamo ancora che funzioni lo spazio. Ora, spazio, metaforicamente, come tutti i termini, spazio si può dire, si può far significare a questo termine tutta una serie di cose. Ma spazio viene, e molti sbagliano qui, pesantemente. Ecco, no? La logica della sindrome, prendono un percorso che non li porta, avrebbe detto un filosofo tedesco, da nessuna parte. Perché non fanno caso al fatto che spazio non è un semplice intervallo. Spazio è stadion, è lo stadio, cioè la misura metrica lineare standard. È qui il cuore della modernità, nell'idea che questo tipo di riduzione della complessità della realtà a standard sia risolutivo per il funzionamento del mondo. È stato così, è stato, accidenti, è stato così. E vorrei anche ricordare, basti pensare alle guerre di religione, e a ciò che diceva Hobbes sugli stati,
sulla nascita dello Stato moderno, l'invenzione dello spazio, la messa a punto della struttura spaziale del mondo, ha salvato milioni di vite, milioni di cristiani che si combattevano ferocemente l'uno contro l'altro in nome di un dogma. Ma adesso non basta più, perché per la prima volta, questo lo spiega molto bene Manuel Castells nel suo, come dire, articolato, ambizioso tentativo di spiegare all'inizio di questo millennio come il mondo funzionasse. Lo spiega qui, questo però Castells lo spiega molto bene. Per la prima volta nella storia dell'umanità il mondo funziona come una sfera, nel senso che esiste una sola economia e le relazioni decisive all'interno di questa economia si possono pensare siano istantanee, cioè non hanno bisogno di tempo per funzionare. Non era mai successo prima, guardate che fino a 30 anni fa, non soltanto Fernand Braudel, ma tutti i suoi allievi, anche quelli americani, spiegavano l'economia del mondo in termini di economie trattino mondo, al plurale e con un trattino. Cosa significava? Voleva dire semplice, l'idea era che il mondo si componeva di, come dire, di una serie di ambiti che corrispondevano non tanto agli stati quanto a particolari regioni, diciamo così, sottosezioni degli stati territoriali, in grado di controllare flussi di merci, di informazioni, di denaro, che sono poi la stessa cosa sostanzialmente, che investivano l'intero mondo, l'intera sfera terrestre. È la logica delle economie mondo, ma nasce, è un'idea in realtà antica, d'Albuquerque che ne parla, e mi pare che anche Shakespeare faccia riferimento da qualche parte. Sì, appunto, è l'Albuquerque che spiegava, tu vuoi e gli fa eco, sì, certo, Shakespeare nel Mercante di Venezia, spiega Shylock, tu vuoi bloccare, vuoi condannare Venezia alla morte? Blocca lo stretto di Malacca, dove oggi è Singapore, allora non c'era. Se tu chiudi lì, Venezia è finita. Questo non esiste più. O meglio, questa struttura che ancora resiste è, come dire, sottodeterminata rispetto ad un altro livello che nel frattempo si è costituito. E questo livello, quello della rete, non conosce lo spazio, non funziona in termini spaziali. L'80% delle transazioni finanziarie che avvengono sulle piattaforme della rete, sulle piattaforme specializzate, si compongono di relazioni in cui chi è un capo chi ha un computer non sa mai se sta corrispondendo con una persona o con una macchina programmata. Certo, questo significa in termini funzionali essere fantasmini. Certo. In termini funzionali, tra soggetto e oggetto, tra macchine, ma questo è Turing, certo. Cioè, se l'intelligenza è la capacità di manipolazione simbolica, questa differenza non esiste più. Ma oggi questo è diffuso, è vita vissuta, è pratica, è postura, oggi sarebbe di moda dire, quotidiana, da parte di tutti. E in questo mondo non c'è spazio, non c'è più, perché lo spazio si regge sulla distinzione tra soggetto e oggetto, cioè vale a dire tra causa e effetto. Io ricordo sempre una lettera di Galileo Galilei, che scrive, non ricordo adesso, a un cardinale romano, perché è uscito un libretto di un dalmata, De Fabricis, mi pare di ricordare si chiamasse, sulle maree, cioè sul fenomeno dell'acqua del mare che si alza e si abbassa secondo certi ritmi. E questo De Fabricis, si badi che questo testo è ancora all'indice, il testo del De Fabricis, il testo del De Fabricis cosa dice? Dice che il pelo dell'acqua marino si alza e si abbassa in riferimento alla distanza rispetto alla Luna.
quando il corpo lunare si avvicina alla Terra, attrae a sé e viceversa. L'afelio e il perielio, cioè che è la nostra idea. Ancora oggi non speriamo così le maree. Galileo non ne vuole sentir parlare. Galileo inventa una barocchissima teoria, la lettera dell'inizio del 1600, mi pare, sì, una barocchissima teoria per dimostrare che i movimenti della marea dipendono esclusivamente da moti interni al mare, cioè che l'influsso, l'attrazione lunare non c'entra niente. Ma perché Galileo fa questo? È molto chiaro se si legge la lettera. Il suo problema qual è? Se fosse vero, come noi oggi riteniamo sia vero, che il livello dell'acqua del mare si alza quando la Luna è più vicina alla Terra, questo significherebbe che noi avremmo una contemporaneità tra la causa e l'effetto. Quando la Luna è più vicina, l'acqua si alza. Quando la Luna si allontana, l'acqua si abbassa. Vi è contemporaneità tra l'effetto e la causa. Questo Galileo non può ammetterlo, perché lui pensa che se la causa è contemporanea all'effetto, come diavolo facciamo poi a districare, a separare l'uno dall'altro, a distinguere l'uno dall'altro? E allora, se non possiamo più distinguere la causa dall'effetto, noi non possiamo più, secondo Galileo, capire nulla. Allora Galileo ha bisogno di interporre tra la causa e l'effetto un intervallo. Lui lo chiama spazio. Piccolissimo, ma un intervallo. Anche minimo, ma ci deve essere. È solo un esempio. Se posso interromperti un attimo. Certo. Direi proprio questo, che il problema mi sembra questo, quello che viene posto con questo ragionamento. Il vecchio mondo, quello che si reggeva sulla tavola, sul controllo e la proiezione cartografica della realtà, è finito, è in crisi, ma almeno aveva una razionalità che lo spiegava. Sì. Questo nuovo mondo, la sfera, in realtà non ha ancora creato la sua razionalità, quindi ancora non lo sappiamo. Infatti lo vediamo, nel senso che alcuni fenomeni, che ne so, si continua a parlare di confini, barriere, è il titolo di questi incontri, e vediamo, non funzionano più neanche in termini tecnici, non fermano il virus, non possono fermare l'immigrazione, e questo è un discorso. Ma l'altro discorso, ancora più sottile, è proprio che noi non abbiamo ancora sviluppato una forma mentis e degli strumenti concettuali operativi per vivere in questo nuovo mondo. È così, è così. Noi viviamo in un mondo il cui funzionamento ci sfugge. Esiste, non lo vediamo, avrebbero detto gli umanisti qualche secolo fa. Non lo vediamo perché abbiamo in testa dei modelli che non corrispondono più. E registriamo soltanto lo scacco che dipende appunto dal fatto che accadono cose che fino a la globalizzazione nasce nel 1969, quando due computer iniziano a dialogare fra di loro. Certo. Poi cioè, non sono d'accordo con chi, come dire, tende ad estendere molto la durata, l'origine, la nascita della globalizzazione anche ai secoli passati. La globalizzazione nasce esattamente alla fine degli anni 60. Ecco, prima di allora non si potevano concepire certi fenomeni che oggi sono evidenti e che sono dolorosi proprio perché non abbiamo modelli in testa. Noi crediamo ancora allo spazio, al soggetto, all'oggetto, alla causa, all'effetto. Ancora così ragioniamo per spiegare il mondo. Ma queste categorie non soltanto li ripeto, nella fisica o nella filosofia, ma nella concretezza della vita quotidiana ormai sfuggono. E quindi, d'altra parte, la cultura
da cui proveniamo ci lascia una sola mossa qui da possibile. Quello che fecero appunto gli umanisti nel passaggio tra Medioevo e epoca moderna. Fare in fretta e lavorare in senso di ricostruzione delle genealogie dei modelli. Ma gli umanisti questo lo capirono perfettamente. Gli umanisti erano affascinati dalla carta geografica, perché per loro era una formidabile innovazione, ma perché consentiva di organizzare e trattare l'informazione in maniera completamente differente da quella che finora era stata la regola. E, però nello stesso tempo si avvedono immediatamente che questo significa la fine del loro mondo. E attenzione, cioè, loro sperano ancora che possa essere produttiva questa svolta. Lo credono, insomma, faccio un solo nome, ma l'utopia di Thomas More. Insomma, l'utopia di Moro è un formidabile elogio della mappa. Un formidabile elogio della mappa che significa anche, però, attenzione, consapevolezza circa la sua terribile potenzialità. Nel manoscritto dell'utopia che è conservata a Oxford alla Bodleian, io non l'ho visto, racconto cose che ho letto su un libro, sul secondo foglio è vergato un indovinello. Non si sa se sia di mano di Thomas More o di qualcun altro. E questo indovinello è formidabile. E in latino dice, lo traduco in italiano, io sono stata fatta dal mio signore Utopo, o Utopo insomma, che da ex non insula, da isola che non ero, mi fece isola. Io non ero un'isola, Utopo fece di me un'isola. E uno pensa alla storia che viene narrata in Utopia, vale a dire che il signore Utopo segò l'istmo che legava al continente la penisola allora, che poi diventa l'isola di Utopia. Secondo verso, tutti quanti credono che io sia la cosa più filosofica che esista, ma io sono di una banalità sconcertante. Secondo rigo. Terzo rigo. Molto volentieri io accolgo quello che gli altri mi donano. Quarto e ultimo rigo. Altrettanto volentieri concedo loro ciò che di meglio io ho. Che cos'è, si sarebbe detto da piccoli? È la carta geografica. È formidabile. Ecco perché utopia, tu non puoi mai sapere dov'è e se esiste o no. Esiste un'isola disegnata sulla... Esiste una mappa come qualcosa di concreto? Perché la mappa è l'isola. E dov'è? Non lo puoi dire. E dove tu la vuoi, dove tu la porti, dove tu la collochi. E una mappa che cos'è? Una mappa è un sistema in cui tu puoi scrivere sulla sua superficie quello che vuoi, però mentre tu doni questo alla tavola, la tavola ti sta dando qualcosa che non è soltanto la possibilità di scrivere, ma tu devi scrivere in una certa maniera, devi obbedire a certe regole. E quando poi noi leggiamo, cioè, la grande rivoluzione che oggi investe le scienze cognitive, la crisi del modello cartesiano, che è un modello cartografico, soggetto-oggetto, lo spazio in mezzo, insomma, è Galileo, è la traduzione filosofica di Galileo. Ma, detto alla buona, quando noi oggi leggiamo le scienze cognitive e scopriamo che la mente, c'è una formidabile famiglia di teorie raggruppabili sotto il nome di mente estesa, extended mind. E che cos'è la mente estesa? Qual è l'esempio classico della mente estesa? È il seguente. Io devo moltiplicare due numeri molto grandi. Non ce la faccio a mente.
Allora, se non ce la faccio a mente, che cosa devo fare? Di cosa ho bisogno? Ho bisogno di una superficie e una matita. Scrivo i numeri sulla superficie e procedo alla moltiplicazione. La domanda è, bene, la mente che ha prodotto il risultato, la cifra astronomica che corrisponde al risultato, come è composta? Di quali elementi si compone? Oggi molti scienziati, non dico tutti, ma molti scienziati, dicono, beh, quella cifra è il risultato di una, ecco perché mente estesa, di una mente che investe tutto il corpo del soggetto che ha prodotto l'operazione, comprende la matita e comprende la superficie sulla quale i segni sono stati tracciati. È un'unica mente, è un'unica, e non è, ce ne sono anche di, cioè questa è la versione, come dire, moderata della teoria, ce ne sono anche di molte più spinte evidentemente. E però anche qui, dico, anche a volerci attenere alla versione modesta, ristretta per così dire, della teoria, noi abbiamo a che fare con come dire, l'inclusione della tavola all'interno. D'altra parte, ma scusate, ma quando da Aristotele in poi si deve indicare la mente, a che figura si ricorre? È una tavola. L'unico che fa una variazione interessante è Leibniz. Perché dice, sì, è una tavola, tabula rasa, no? Ma prima ancora degli utilitaristi anglosassoni, Leibniz dice, è una tavola ma è di marmo. Formidabile, no? Perché, e lo spiega perché deve essere di marmo la tavola che facciamo corrispondere alla mente. Perché dice, le tavole di marmo, se ci fate caso, sono rase, cioè non c'è scritto niente, ma incorporano un motivo. Hanno un elemento, cioè, non so, una tavola di marmo verde con dentro dei fili, delle figure bianche che non significano nulla, ma sono il prodotto della concrezione, del calcare, eccetera, eccetera. E per Leibniz quella è la mente, veramente l'anima. Ma tra anima e mente si aprirebbe di un grande discorso, insomma, sì, possiamo considerarli sostanzialmente equivalenti, almeno fino a un certo punto. Ecco, quella è la mente. Vale a dire, è una tabula rasa che però incorpora un motivo, e quel motivo, che non è mai identico da una tavola all'altra, spiega Leibniz, è la causa della diversità che esiste tra un uomo e un altro. Ora, vi è questa continuità straordinaria. La cosa per me affascinante è che sotto un certo profilo è tutto molto semplice. È che certe cose che oggi sembrano rivoluzionarie sono state dette dall'inizio. Sono state travisate, o meglio, le varie epoche, le varie culture, di volta in volta le hanno successivamente interpretate. E oggi la crudezza del funzionamento del mondo, che è sempre stato crudo, ma oggi in particolare, almeno per la nostra generazione, che come dire, da 70 anni e più a questa parte non sapeva in questa parte del mondo cosa fosse la guerra, e la crudezza del mondo ci costringe a tornare davvero, io credo, agli archetipi, insomma, a reinterrogare le prime tracce della cultura occidentale. E perché dobbiamo inventare con urgenza qualcosa di diverso? Non possiamo, cioè, quello diceva già Goethe, non si può inventare nulla di nuovo, però bisogna risistemare in forma diversa gli elementi di cui disponiamo. Bisogna ricomporre il disegno. Questo è quello che dovremmo fare, insomma. E tutte le storie sono buone, più sono antiche, più sono buone, insomma. Solo che questo ricomporre il disegno o creare un disegno ulteriore, perché prima si parlava l'utopia, no? Il disegno di un'isola che è anche il progetto di un'isola, no? Certo.
Infatti il rapporto, diciamo, tra pensiero cartografico, spaziale e politica, mentre è sempre stato abbastanza chiaro dal punto di vista del potere statuale, che nasce appunto come Sì. su una mappa, creazione proprio su una mappa, è però in realtà sempre stato molto importante anche per il pensiero della politica che voleva cambiare tutto, cioè il pensiero rivoluzionario, utopico o non utopico, ha sempre proiettato con un'immagine cartografica la sua idea di una società migliore, di un mondo nuovo. Oh, ma... Mentre quello che non possiamo fare adesso. Mentre Certo. lo spazio, che è appunto questa realtà che ci sta cambiando intorno, sta diventando irreale, tu da qualche parte hai scritto: nella rete non c'è un grammo di spazio, verissimo. Infatti, questo è, diciamo, lo strumento con cui stiamo cominciando a agire sul mondo, è uno strumento che non è spaziale. Poi nel mondo le cose succedono ancora attraverso lo spazio. Prima si accennava, prima di iniziare questa conversazione, al paradosso di un mondo globalizzato in cui ancora centinaia di migranti muoiono per attraversare un micro braccio di mare, no? Lì lo spazio è decisivo, ma forse non conta più niente. Sì, cioè, sì, qui si entra sull'origine spaziale dei nostri concetti, credo, cioè della modernità, credo, insomma, non ci sia bisogno più di insistere. Siamo tutti defunti? La stessa egalità, dicevo. La stessa uguaglianza si spiega soltanto, deriva dall'uguaglianza dei punti geometrici su un piano. Non c'è altra possibilità di spiegare l'egalità che ancora oggi è la nostra, il concetto nostro di egalità. Per non dire la destra e la sinistra, anche Per non politica. dire essere esattamente tutte cose che esistono se noi abbiamo di fronte una mappa. Avendo a che fare con una sfera, anche perché sulla sfera lo spazio non c'è. La sfera è formidabile. Cioè, io prendo un foglio di carta e come faccio a farlo diventare mappa? Vabbè, adesso sarebbe troppo lungo, però voglio dire, c'è il concetto di scala. Io su un foglio, ciascuno di noi su una carta può decidere di fare un disegno della faccia della Terra, una parte della faccia della Terra, a una certa scala. Cioè, secondo un certo rapporto standard tra le lunghezze effettive e quelle del disegno stesso, le lunghezze. Ma se invece io voglio costruire un globo, io ho soltanto una possibilità. Scegliere il diametro del globo, decidere il diametro del globo è l'unica cosa che io posso scegliere. Tutto il resto ce lo mette il globo. È formidabile questo. Cioè, di fronte al modello della sfera, noi non abbiamo altra possibilità che decidere quanto questa sfera sia grande. Tutto quello che poi ci accade sopra, ripeto. Tutto quello che possiamo farci una volta presa questa decisione non dipende più da noi. Il disegno della Terra non dipende più dalla nostra volontà di farla a una certa scala. Ciò che predomina, il dato primario, la primazia spetta alla macchina globale. D'altra parte, io vorrei fare un altro esempio che, poiché ciò che pensiamo si connette a ciò che estate della nostra vita. Io sono affascinato dal fatto che in questo momento sto parlando con voi e ho di fronte una tavoletta, una piccola tavola. Io ricordo per motivi familiari i primi computer italiani, i primi calcolatori italiani. Erano delle stanze dotate di corridoi, perché si rompevano spesso e bisognava entrarci dentro per aggiustarli, e spesso bisognava entrarci con secchi d'acqua perché andava raffreddato. Ed erano degli edifici a sé. Adesso noi abbiamo una tavoletta. Io sono convinto
io sono convinto che il processo di riduzione dal grande calcolatore che mangiava schede perforate al nostro iPad, al nostro tablet, sia esattamente qualcosa che fosse già contenuto all'interno della tavoletta stessa. Cioè, è ciò che, come dice l'ultimo verso dell'Indovinello di Utopia, è ciò che la tavola dà all'umanità ed è molto lieta di darla, insomma. Devo aggiungere, non lo so se è proprio così, mi piace pensarlo, sono indotto appunto, sindrome si diceva prima, sono indotto a pensarlo. Sono indotto a pensarlo perché pensare significa appunto mettere insieme il proprio vissuto personale con ciò che accade intorno a te, insomma, che cos'altro è. Sulla base di modelli, questi modelli sono visibili, ma sono anche invisibili, attenzione. E noi viviamo esattamente in una fase in cui i modelli diventano invisibili, a cominciare dai confini. I confini non è vero che si vanno diminuendo, si vanno moltiplicando, ma diventano sempre più invisibili. Questo è il vero problema del confine. Adesso io non so tecnicamente come stanno più le cose, ma prima che le isole britanniche decidessero, il Regno Unito decidesse di revocare la propria appartenenza all'Unione Europea, c'erano dei programmi molto molto avanzati, per cui in realtà il viaggio di qualcuno che si riteneva fosse indesiderato attraverso il ricorso a banche dati, profili biometrici, eccetera, eccetera, veniva impedito prima ancora che cominciasse. Non c'era più bisogno di un confine materiale per impedire che un indesiderato arrivasse in un paese europeo. Almeno questo era il progetto. E funzionava. Perché si riusciva a bloccarlo prima ancora che il viaggio iniziasse. Dov'è il confine qui? Di nuovo, la materialità che corrisponde a un grado di smaterializzazione sempre più deciso. Non scompare la materialità, ma è la smaterializzazione che trasforma la materialità stessa, insomma. Perché il fatto che a qualcuno si neghi il visto è un fatto materiale. Ecco. Cioè, allora, sì, noi siamo orfani, ripeto, non... siamo orfani di un bel mondo. A Bologna, dove io vivo, cioè, quando si vuol dire che qualcuno gli è andata bene, si dice quello è uno che ha visto un bel mondo. Noi abbiamo visto un bel mondo. Abbiamo visto un bel mondo, la mia generazione, nati nel dopoguerra, immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo visto un bel mondo. Adesso l'angoscia che ci prende in varia misura, ma prende tutti. E proprio quella è la consapevolezza che questo mondo non c'è più. Perché questo, il Covid produce esattamente questo effetto, alla fine. Ci sta dicendo che il nostro mondo non c'è più. E di nuovo, se io avessi tempo per capire il Covid, a quali testi mi rivolgerei? Cosa andrei a studiare? Io andrei a studiare l'angiologia. Io andrei a studiare i dibattiti medievali sulla natura degli angeli. Perché sono convinto che soltanto lì si possano oggi trovare modelli, tentativi, idee che ci mettono in grado di avere a che fare con un'entità. Stavo per dire nemico, con un'entità così, così, così differente dalla maniera con la quale noi da secoli, se non millenni, siamo abituati a figurarci le cose, che ci mette in crisi profonda. Ecco, allora, se avessi tempo davvero, non è uno scherzo, io mi precipiterei su questi testi. Mi viene in mente Michel Serres, no? Il libro sugli angeli di Michel Serres, ma sono convinto che se si andassero a rivisitare quei testi oggi saremmo molto più esperti nel rapporto con ciò che chiamiamo pandemia, ma va bene, non significa niente, con
quello che oggi sta avvenendo, insomma, con quello che oggi sta avvenendo, perché poi alla fine di questo si tratta. E lo spazio esiste ancora naturalmente, però non comanda più, non comanda più, e comanda qualcosa che non riusciamo a figurarci. Qualcosa che non riusciamo a figurarci, che non riusciamo a concettualizzare, cioè a rendere immateriale, forse perché è già troppo immateriale per il nostro grado di capacità. Non lo so, mi veniva in mente tante immagini, ma insomma, negli affreschi medievali che riguardano i dannati, l'inferno e il paradiso, perché poi lo spazio è una pellicola trasparente, non è nient'altro, è una pellicola trasparente. Mi viene in mente Wittgenstein, no? Quando diceva che le parole, il significato della parola è qualcosa che sta sotto una pellicola, ma appartiene all'acqua profonda, insomma. Vabbè, ma insomma, negli affreschi medievali si incontra qualche volta un ponte molto esile, molto sottile, quasi un capello a volte, che congiunge il mondo dei vivi e quello dei morti, o il paradiso. Cioè si passa, è quasi la cruna del lago, ma è sempre un tratto, una connessione sottilissima, o è molto sottile addirittura un capello. E mi pare che, pensiero di questi giorni, insomma, mi pare che, insomma, sia un'immagine che si avvicini molto allo spazio. Cioè che sia un può darsi che contenga davvero il tentativo di pensare qualcosa che poi la modernità ha rappresentato in maniera molto più evidente, ma che adesso, ripeto, ha bisogno di essere, mettiamola così, accompagnato da altri modelli. E questi modelli sono come il virus, cioè non appartengono più a ambiti chiusi, come la fisica atomica o... No, questi modelli ormai circolano liberamente nel contesto della nostra vita quotidiana, insomma. Solo che noi non li vediamo e non sappiamo come comportarci. Forse con l'aggiunta che questa è la prima volta che il vecchio problema della tecnica, di cui ha parlato la filosofia per tutto il Novecento, in realtà sta diventando decisivo, nel senso che in questo momento in cui lo spazio sta diventando una cosa così complicata, la tecnica ci dice come possiamo sostituirlo per la prima volta nella storia dell'umanità lo spazio. Il fatto che noi siamo tutti qua e sì, non ci siamo, è un certo, è un misto tra i tuoi discorsi sugli angeli e Matrix e la fantascienza. Questo è guai, sì. Siamo, no? Sì. Oh, Matrix è bellissimo. Sì, sì. Cioè, voglio dire, vecchia verità, no? Cioè, gli artisti arrivano prima degli scienziati. E prima gli artisti che arrivano prima degli scienziati per spiegare questo complesso rapporto tra la tavola e la sfera. Da qualche parte ho letto una tua interpretazione bellissima di questo tema altamente, diciamo, teorico, come lettura, però attraverso la lettura di Moby Dick, che è una cosa che mi ha colpito moltissimo. Oh. Sono incarnati là. Sì, no, ma questo è... No, allora, precisiamo che sia il padre di Herman Melville che Melville stesso erano diplomati in cartografia. E io sono convinto che al fondo del romanzo metafisico che è Moby Dick ci sia la lotta contro la rappresentazione cartografica e la cartografia, c'è poco da fare. E poi Borges riprende insomma l'apologo di Borges del se n'è andata un attimo la voce disegnare. L'apologo di Borges, dicevo, che passa il tempo, la vita intera a disegnare la mappa del mondo e si accorge alla fine che non ha disegnato la mappa del mondo, ha disegnato il proprio volto,
Questo è già, per esempio, in Moby Dick. Quando Ahab si china sulle carte, chiuso nel suo cabin log, nella sua cabina, e si china sulle carte, la lampada di peltro oscilla, scrive Melville, e mette insieme le rughe sulla fronte con le linee che sono sulla mappa. Io sono, sì, Moby Dick è la sfera. Ma in maniera, di nuovo, non è retorica. Ho visto una volta un pessimo spettacolo teatrale con Gassman su Moby Dick, sul bianco di Moby Dick. Ma no, Moby Dick non è il bianco, Moby Dick è la globalità. Tu non puoi stare di fronte a Moby Dick, perché non vedi gli occhi di Moby Dick. Gli occhi di Moby Dick sono uno da una parte e uno dall'altra. Tu non puoi affrontarlo. Tant'è vero che quando Melville deve descrivere la fronte di Moby Dick, la dipinge come una specie di montagna piramidale. Non ha volto Moby Dick, non ce l'ha il volto. Anzi, ne ha più di uno. Moby Dick è la sfera, la totalità, è l'incommensurabilità della sfera. E Ahab è il progetto occidentale di ridurlo a mappa, di ridurlo a cartografia, di ridurlo appunto a immagine congelata, ciò che invece è processo. Ma è il tema antichissimo degli antichi greci, insomma, Anassimandro che viene preso a calci dai suoi concittadini di Mileto, perché nel V secolo avanti Cristo, perché lui ha fatto la prima mappa. Lui, come spiega Simplicio, Anassimandro è stato il primo che ha osato rappresentare la terra abitata, le Cumene, su una tavoletta, su un Pinax, su una tavoletta. Fu cacciato in malo modo da Mileto, dai suoi concittadini. E tutti quanti dicono, ah sì, perché tutti i testi di cartografia o di geografia dicono questo, sì, si spiega con il fatto che per la prima volta Anassimandro aveva osato rappresentare la terra vista dall'alto, cioè come non gli umani, ma soltanto gli dèi potevano vederla, che non sono la sciocchezza. Ciò che non è stato perdonato allora Anassimandro, quando realizzò la prima mappa di cui la cultura occidentale a memoria, bene, i suoi concittadini non gli perdonarono il fatto che abbia preso la vita, il bios, la physis, cioè il processo, e l'aveva paralizzata riducendo l'immagine, che è lo stesso problema di Ahab, lo stesso problema del capitano che insegue la balena bianca. La balena bianca è la vita, è il processo, è l'impossibilità di ridurla a termine, no? E io sono convinto che questo sia il senso di quel testo, insomma, anche perché lui poi si diverte, insomma. Per esempio, nel testo, una delle figure più suggestive nel testo è Padre Maple. Padre Maple è... dove sta lì nella... Sì, Padre Maple è perché Maple, Maple, no? Scritto, è un testo che è un nome che contiene sia map, le prime tre lettere sono map, mappa, ma poi le ultime cinque sono apple, cioè la mela, perché fino in tutto il Medioevo, ancora nel 400 e nel 500, il globo, la sfera terrestre, quella di Colombo, quella si chiamava la mela. Quindi voglio dire, no, ma io sono sicuro di questo, insomma. Cioè, nel senso che se uno legge da questo punto di vista Moby Dick, si spiega tante cose. Moby Dick è la sfera, Moby Dick è il processo, Moby Dick è... Ecco, appunto, il problema è il futuro, punto interrogativo. Quello è il guaio, anche perché... Quello è il guaio. Anche perché io, per esempio, che ho scritto un intero libro sulle mappe, nel senso la storia del cartografo di Napoleone, o peggio, ho scritto un libro sulla... Ah sì, certo. Uno scacchista, cioè uno che al mondo proprio preferisce addirittura le 64 caselle, ho un rapporto molto contraddittorio con tutto ciò, nel senso che capisco, e ovviamente per me appunto la mia guida è
la crisi della regione cartografica attraverso le geografie di Farinelli, penso sia il modo più avanzato di spiegarci la realtà, però quel mondo che lui dichiara finito, è un mondo a cui io sono terribilmente affezionato e di cui sono orfano, anche perché non conosco altro modo per organizzare e comandare la realtà, no? Perché queste sono sempre state le mappe. Io penso forse, devo chiedere a Renata Sperandio, i tempi sono tali che forse dobbiamo passare a domande a Farinelli? Sei, ecco. Sensazione che abbiamo coperto il tempo che avevamo previsto di questo incontro, però naturalmente siamo aperti alle domande da parte del pubblico. Intanto, insomma, davvero Certo. grazie per la cavalcata che immaginavo si sarebbe verificata, quindi una moltiplicazione degli spunti senza limiti quasi. E poi mi piace questa cosa, questo entusiasmo conoscitivo, per cui ogni elemento moltiplica gli spunti per altri viaggi, insomma. Grazie, ma senza quell'entusiasmo siamo finiti già. Se non l'avessimo saremmo già finiti. Trattasi, credo, di un destino di chi ama guardarsi intorno e quindi scoprire magari cose che ci angosciano da tempi, ma che ci permettono. Qualcuno mi ha chiesto così in una chat privata, e adesso mi pare che somiglia alla domanda un po' con cui ci siamo, che cosa può sostituire la ragione cartografica? Io lo lascerei alla prossima volta che ci incontriamo. D'accordo, sì, perché non lo so in questo momento. Non lo so. Bisogna inventarlo. Mi pare bellissimo che effettivamente abbiamo uno spazio su tavoletta che forse non è uno spazio, forse è soltanto un tempo. Siamo diventati cose molto diverse dai corpi fisici su cui pensavamo di poter contare. Io ringrazio davvero tutti quelli che hanno partecipato. Vorrei ricordare che i prossimi incontri, vedo che anche il nostro ambasciatore si è unito a noi, e lo ringrazio moltissimo per la partecipazione. E credo che Solange abbia messo in chat anche il link per tutti gli incontri che seguiranno. Magari se Katia Pizzi vuole ricordarci qualcosa del prossimo incontro la settimana prossima da Londra. Oh. Grazie mille Renata, grazie mille. Sì, grazie mille agli speakers, veramente hai ragione a parlare di una cavalcata incredibile attraverso l'intera conoscenza del mondo occidentale. Davvero è stata un'esperienza magnifica. Il prossimo incontro, che sarà il 26 di novembre, sarà gestito dall'istituto nostro qui a Londra e avrà per referente i confini linguistici della Svizzera italiana. Quindi parleremo di confini linguistici nella zona del Canton Ticino e dei Grigioni. Quindi diciamo ci specializziamo in quella zona per il prossimo incontro. Poi ce ne saranno molti altri e copriremo veramente una grande quantità di materiale. Quindi grazie mille a tutti. Grazie a tutti da parte mia. No, davvero, un appuntamento a Dublino Fisica, allora, la prossima volta. Ah, ma mi piacerebbe molto, Renata, perché tornare a Dublino mi piacerebbe molto, devo confessarlo. E chissà che non si siano risolti nel migliore dei modi tutte le questioni di confini multipli che Multipli, certo. È un caso interessante quello irlandese, molto interessante. parecchio. Molto interessante. Bene, allora se non ci sono domande, Renata, grazie di tutto. grazie a voi e buona serata e arrivederci. Arrivederci, ciao Vittorio. Grazie. Ciao Vittorio, ciao, ciao. Ciao Franco, ciao Ciao, a Renato. presto, un abbraccio. Ciao.